Allora mister, un'altra bella prova, una vittoria importante, primi nel girone anche alla luce dei risultati dei nostri avversari. Sì, beh, credo che sia una soddisfazione immensa, anche perché ci preme del lavoro di tutti che stiamo facendo, dello staff, dei dirigenti, la volontà dei ragazzi, i sacrifici, perché ne facciamo tanti, tra virgolette, che non sono sacrifici, i sacrifici sono altri, però sono nel calcio, perciò avere una certa etichetta, una certa organizzazione, un certo rispetto, rispettare le regole, andare a letto presto, stare sempre sul pezzo, alla fine è una cosa bella. E il frutto è quello di poter giocare a certi livelli e dimostrare un certo valore. Penso che oggi davanti abbiamo una squadra importante come il Lugia, l'abbiamo confermato quello di sabato, era importante per noi non perdere, ma soprattutto cercare di vincere al momento giusto. Credo che abbiamo creato molto, ci siamo difesi bene, abbiamo avuto un attimo di smisura all'inizio, i primi 10 minuti, che era un po' di paura, che è normale quando non conosci una squadra, che qualcosa ci sia, poi ci siamo subito ripresi sulla nostra aggressività, la nostra organizzazione, e mi sembra di aver visto che abbiamo fatto cose importanti e ne sono veramente felice. Come ha sottolineato lei, il Bruce è sembrata una buona squadra, qual è stata la chiave tattica? Ho cercato di accorciare gli spazi e portare i due centrocampisti più dentro e allargare le due punte per alzare Guccione, per non dare la possibilità al suo regista, pur essendo un ragazzo interessante del 94, il numero 6, non farlo partire, non far giocare, perché mentre loro partivano ci mettevano in difficoltà. Visto che erano molto alti, ho cercato di tenere le maglie corte per cercare di superarli sul taglio, come abbiamo fatto più volte e ci siamo riusciti. Sabato il Napoli. Sì, saremo pronti con lo spirito giusto, anche perché cambierò diversi giocatori, darò la possibilità a altri 4-5 di mettersi, di giocarsi le sue sense, perché mi credo che sia giusto che tutti abbiano la possibilità di fare la presenza, di essere presenti, sia per il sacrificio che fanno, sia per il lavoro che noi stiamo svolgendo, tutto per l'organizzazione LND, insomma dilettanti, e sia perché ci vuole il rispetto delle società che ti danno i ragazzi in una certa maniera, ed è giusto che almeno abbiano la presenza anche loro, che Viareggio è una cosa che rimane sempre, credo, nella vita, perché se rimane per me penso che rimanga anche per gli altri. Grazie mister. Grazie a voi. Allora Filippo, un'altra bella vittoria, un'altra vittoria che porta la tua firma. Contento? Vabbè, contentissimo, soprattutto contenti per la squadra, perché se lo merita veramente, abbiamo lavorato duro con il mister, sappiamo quanto valiamo noi, sapevamo quanto valeva l'avversario, però il risultato parla chiaro. Buona parte del primo tempo la gara è stata difficile, concordi? Sì, concordo, loro erano molto bravi in mezzo al campo, abbiamo fatto fatica all'inizio a trovare un po' le misure, poi abbiamo preso le misure e siamo riusciti a tenerle abbastanza. Noi poi con le nostre ripartenze davanti abbiamo Eseola e Sissé molto veloci, come infatti sia il primo che il secondo gol sono arrivati attraverso due ripartenze, una che dopo il rimpallo colpito di testa ha fatto gol e l'altra che Abi ha concluso a rete sempre con un contropiede. Il Napoli sconfitto dal Varese di fatto garantisce a voi già praticamente un passaggio al turno successivo. Sì. Ve lo aspettavate di trovarvi già a questa condizione di vantaggio? Ma sicuramente, come ho detto prima, sapevamo quanto sapevamo il nostro valore, il mister ci aveva caricati e quindi un po' ce lo sentivamo non di passare il turno, però di far bene in questo torneo. Ora speriamo di fare ancora bene contro il Napoli, anche perché in squadra abbiamo tre napoletani che ci tengono molto, quindi proviamo a finire a 9 punti in questo girone. Grazie Filippo. Un gol straordinario per una vittoria importantissima. Immagino sarai contento sia della prova che della vittoria. Sì, sono molto contento che ho fatto questo gol. Sono molto contento per la squadra, abbiamo passato il turno. Quindi teniamo così. Ti aspettavi già oggi un risultato del genere arrivando a Viareggio? Sì. Sembrati sempre convinti delle vostre possibilità, ma c'è stato un momento in cui avete temuto di più il Bruce oggi, specie nel primo tempo? Sì, però abbiamo giocato bene tutti, quindi penso che abbiamo fatto bella gara oggi.